mantenere questa fantastica performance ti consiglio in maniera di utilizzare lo shampoo Color Save, che è uno shampoo adatto a capelli colorati, quindi che preserva il colore e ha un'azione lavante molto delicata. Successivamente, dopo aver tamponato i capelli, utilizzerai la maschera Luxe Oil, che andrà a idratare i tuoi capelli, li andrà a levigare, gli darà tantissima luminosità ed è ricca di oli preziosi, l'olio di argan, l'olio di jojoba e l'olio di mandorle. Dovrai tenerla almeno 5 minuti in posa, in modo che sia efficace. Successivamente dovrai risciacquarla e potrai applicare in maniera versatile, o prima di asciugare i capelli o dopo, l'elisir della linea Luxe Oil, che mi darà tantissima luminosità ai tuoi capelli e idratazione. Grazie Andrea, sono stata in tanti saloni, ma nessuno prima d'ora mi aveva spiegato così bene i prodotti che venivano utilizzati. È fondamentale questa spiegazione, perché in questa maniera potrai utilizzare al meglio i prodotti che ti ho consigliato. Soprattutto potrai mantenere più a lungo possibile la performance del trattamento che abbiamo appena effettuato. E infine ti dirò di più, la prossima volta che verrai a trovarmi in salone avremo un'ottima base di partenza. Ma sei sicuro che io riuscirò ad utilizzare i prodotti da sola a casa? Sicuramente sì, se seguirai i miei consigli avrai un ottimo beneficio per i tuoi capelli. E ti dirò di più, ti consegno questa brochure, dove all'interno ci sono tutte le spiegazioni per risolvere tutte le tue domande o le tue necessità. In più, per qualsiasi dubbio, ci sono anch'io, potrai contattare in salone noi e ti daremo le giuste risposte. Grazie Andrea, come farei senza di voi? In questo caso è utile scrivere un promemoria dei prodotti utilizzati su una card per la nostra cliente o eventualmente in alternativa inviargli un WhatsApp. Ora vi è chiaro il concetto di cura casa? Attenzione però, questa parte, che poi si conclude con la rivendita, deve essere fatta a lavatesta durante la fase di spiegazione del trattamento e dei prodotti usati. È questa la fase in cui l'attenzione della consumatrice è maggiore ed è la meno commerciale di tutte. Per la massima efficacia, tutte le fasi precedenti devono essere gestite al meglio. E se posso permettermi un'analogia, il percorso della cliente in salone è come un libro con vari capitoli. Ogni capitolo è inutile senza gli altri e i capitoli finali non avrebbero senso senza quelli iniziali. Volete sapere come andrà a finire la mia visita in salone? Beh, allora non perdete il prossimo episodio.